la presenza di bocconi avvelenati di esche che sono state volutamente, insomma, scientemente posizionate lì nell'area parcheggio. È stato il personale della scuola elementare Comisso di Frescada a segnalare ad inizio settimana al comune di Preganzola la presenza di numerosi sacchettini contenenti bocconi avvelenati nell'area del parcheggio adiacente al campo da calcio. Immediatamente è scattato il protocollo, secondo quanto previsto da un'ordinanza ministeriale del 2016. C'è il divieto di detenzione e di utilizzo di esche e bocconi avvelenati sulle aree pubbliche da parte di chiunque. I bocconi sono stati prontamente rimossi e analizzati, confermando la presenza del veleno. Fortunatamente nessun bambino o animale è venuto in contatto con i pericolosi involucri. Il tentativo, insomma, era chiaramente, insomma, è stato svolto da qualche persona con l'intento di andare a beccare degli animali. Nelle scorse ore, agenti della polizia locale hanno affisso nell'area alcuni cartelli. Per pubblicizzare l'eventuale presenza di ulteriore materiale o degli animali che potrebbero essere avvelenati. Ora si cercherà di incrociare i dati delle telecamere di sorveglianza dell'area per individuare il responsabile. È possibile, spiega il sindaco, che nella zona siano stati avvistati topi, vista la presenza di uno stabile abbandonato. Questa non è certo la procedura da seguire. Intanto c'è proprio il divieto di farlo, è un tentativo che mettiamo che non ci sia stata cattiva volontà, però assolutamente maldestro e da censurare.